Ci sono voluti quattro tiratissimi set per decidere la vincente del match tra la Make Service Gela e di Calabresi dal 5 Fronti. Una gara forse un po' sottovalutata dai padroni di casa che, nonostante aver vinto il primo set, hanno dovuto subire il ritorno dei Calabresi nella seconda frazione di gioco. Alla fine la squadra biancazzurra è riuscita comunque a portare a casa la vittoria, ma quanta sofferenza per ritrovare la giusta concentrazione. Un successo che consente alla Make di ritrovare il sorriso dopo la sconfitta patita la settimana addietro a Cosenza. I punti di distacco dalla capolista Civita sono tre. Cosa è successo in particolare nel secondo set quando il 5 Fronte è ritornato in partita? Sì, noi abbiamo calato la concentrazione ovviamente dopo aver vinto il primo set, però siamo stati bravi a recuperare. Insomma, sono molto contento di aver vinto questa partita e spero di continuare a questo proseguo molto interessante perché ce lo meritiamo. Gela merita di salire in alto. Primo set forse non erano tanto concentrati, non lo so, poi hanno preso le misure a muro e in ricezione e abbiamo iniziato a soffrire tanto sul cambio palla, poi siamo riusciti a recuperare, ci siamo un attimo ritrovati nel time out col mister e gli altri ragazzi e siamo riusciti a riprendere questa partita perché i 3 punti erano fondamentali per restare in alto in classifica. Sabato prossimo gara in trasferta per il sestetto gelese che sarà impegnato sul campo della Latina. Sabato andiamo a Latina, che sulla carta è molto più dietro di noi, però ha giocatori importanti come Birribanti, Fortunato, che hanno militato tanti anni in Serie A e anche in nazionale, e quindi sarà una partita dura fuori casa, però noi ce la mettiamo tutta, andiamo a giocare su tutti i campi perché vogliamo restare lì in alto e far gioire i nostri tifosi.